Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, sono Miss Giulia e questo è un video acquisti dal sito pearls&co.com. Ho acquistato qualcosina da questo sito, questo è il pacchettino che appunto è arrivato, aspettate che ve lo inquadro in questo modo, pacchettino piccolo, non ho acquistato tantissime cose, ho scelto il corriere, il BRT, è arrivato il pacchetto esattamente in 4 giorni lavorativi. Adesso lo apro, anche se io già ho spulciato un pochettino all'interno. Allora, tolgo il tutto dalla scatola, eccole qua. Allora, questa è la fattura, un attimino che copro i dati. Ho coperto tutti i dati in modo che se voglio mostrarvi appunto i prezzi dei prodotti posso. Il primo prodotto che vi mostro è il filo della Berkley, il Super Strong della Trilene, XL Smooth Casting da 0.16 mm in colorazione clear, cioè questa qui trasparente. Questi qui della Berkley mi trovo davvero benissimo con questi fili. Oltre ad aver testato questo qui con la bobina rossa, che già l'ho utilizzato ovviamente in passato, sto testando e mi trovo anche benissimo con questo qui, un attimino che ve lo mostro che ce l'ho qui sul tavolo, sempre della Berkley, Super Strong della Trilene, il Sensation, sempre misura 0.16, la misura che preferisco, sempre in colorazione clear, un attimino che ve lo mostro, eccolo qua, e mi trovo davvero bene con questo filo. Ovviamente vado a realizzare qualche tecnica di tessitura tipo come il row, il cubic row, dove ovviamente il filo è visibile, quindi con il filo questo qui monofilamento di nylon io mi trovo davvero bene, anche realizzando qualcosina al brick stitch e a volte anche per la decorazione. Mi trovo davvero bene con entrambi i fili, li ho testati, quindi mi trovo davvero benissimo. Questo qui rosso l'ho pagato esattamente, un attimino che controllo sulla fattura, questo l'ho pagato 6,31 euro. Io ve lo straconsiglio, l'ho trovato sia ovviamente su Pearls&Co, ma a volte lo trovo anche sia su eBay e anche su Amazon, quindi vi consiglio di spulciare questi 3 siti. Poi, oltre al filo, ho acquistato, un attimino che lo tolgo tutto da questo sacchettino di organza. Ok, questo è un regalo, anche questo. Allora, partiamo con queste qui che sono le Rocaille della Togo, le 11.0. Ho preso le Permanent Finish Galvanized Starlight, le PF 557 della Togo e ovviamente in ogni ordine non possono mai mancare, quindi in ogni ordine ci infilo una bustina. Poi ho preso i Bicono Swarovski da 3 mm, questi qui sono colorazione rose, sono 50 pezzi, sono davvero spettacolari. Davvero bellissimi, li ho presi anche nella colorazione fucsia ed eccoli qui, sempre da 3 mm, davvero davvero belli. Devo riprodurre un paio di orecchini Gold Christmas e quindi ho preso il bicono da 3 mm e anche le Delica 11.0, queste qui sono le Opac Blueberry Luster, sono appunto le DB0267, davvero un bellissimo colore questo e ve lo straconsiglio, davvero bello. Poi ho preso un pacchetto di Rocaille 15.0 Le Jet, sono appunto le 49, classico colore nero, che non può anche lui mai mancare. E poi ho preso un po' di Swarovski. Allora, un attimino che li tolgo. Ok, e ho preso anche questo qui, questa bellissima navette. Ed eccola qua, navetta Swarovski, questa qui misura 32x17 mm, l'ho presa in colorazione crystal ed è un luccichio, è accecante, davvero spettacolare. Questo ovviamente è il retro. Poi aspettate che la metto qui sopra, ok. Poi ho preso sempre crystal 4 rivoli, sempre se li riesco a togliere da qua dentro, un attimino che li metto qua su, aspettate così, ok, così riesco a mostrarveli. Dicevo, ho preso 4 rivoli da 12 mm crystal ed eccoli qua,
e le rimetto di nuovo qui nella confezione. Poi ho preso 2 rivoli da 12 in colorazione fucsia, poi ho preso 4 rivoli in colorazione jet, sempre appunto della Swarovski, perdonatemi ma sto... Quelli jet vi ricordo che là sono neri da entrambi i lati, invece le altre colorazioni non riesco più ad alzarle. Ok, vedete, le altre colorazioni hanno appunto la patina retro degli Swarovski, che è questa qui argentata. Mettiamo anche questi qui. Ok, e poi ho preso questa crocetta sempre in Swarovski. Questa non mi ricordo la misura, un attimino che vedo da qui dalla fattura. Ok, croce greca Swarovski. È l'articolo 68-67, misura 14 mm, sempre in colorazione crystal. È davvero bella questa croce greca, molto molto bella. L'ho acquistata per mia madre come pendente, poi andrò a mettere un piccolo gancino. E poi ho preso, un attimino, 2 chaton da 8 mm, sempre fucsia. Chaton appunto hanno la punta bella sporgente. Poi ho preso questi qui che, se non erro, sono sempre i rose. Invece questi qui, gli ultimi, sono appunto i rose water opal, e anche questi è una bellissima colorazione Swarovski, davvero molto belli. Aspettate che li rimetto ognuno nel proprio. La navetta è spettacolare, davvero bellissima. Mi sono fissata con queste, con le navette, e devo dire che quelle Swarovski sono davvero spettacolari. La rimetto all'interno. Ok, la rimetto a dormire. Ok, poi questi li aggiusto. E per quanto riguarda gli omaggini, ne ho scelti 2, perché esattamente ho speso 41,82 €, quindi potevo scegliere 2 regali, e ho scelto, cioè 2 regali a sorpresa, e mi hanno inviato appunto questo, è il primo. Sono degli orecchini a perno. Nel frattempo qui ci sono macchine che suonano. Ok, degli orecchini a perno, sinceramente non so di che materiale sono fatti. Sono all'interno, vabbè, qui è un pochettino scheggiato. Dicevo, all'interno possiamo o mettere appunto la lente di ingrandimento con un'immagine, oppure possiamo decorarli con la resina. Se vi siete persi il video dove vi mostravo come decorare queste basi con la resina, ve lo linko qui nella i di informazione, così vi rimando a quella live. E poi il secondo regalino è questo qui, che sinceramente non so, sono dei pendenti credo in acrilico, sono fatti in questo modo con l'asolina e poi termino a punta. Questo è un po' più chiaro rispetto, sì, è più chiaro, non è la luce, e sono in colorazione arancio. Sinceramente non so cosa farci. Okay. Questi sono appunto i 2 regalini sorpresa. E sinceramente prossima volta che farò un ordine da Perles & Co non farò più questa opzione, perché il regalino sorpresa si può scegliere se ovviamente si superano i 15 euro, e sinceramente sono rimasta un pochettino così, non tanto per l'articolo, che può piacere o non può piacere a seconda dei gusti personali. Poi sono anche sono consapevole che l'azienda non è costretta a inviare regalini per aver fatto un acquisto. Sono stata tantissimi anni nel commercio, quindi so che ovviamente un regalino fa piacere,
fidelizza il cliente, ma l'azienda non è dovuta ovviamente a farci regalini o a metterci qualcosina in più all'interno del nostro pacchettino. Questo ne sono consapevole. L'unica cosa che magari mi consiglio più che altro all'azienda, sia per l'Essenco ma anche altre aziende, sinceramente questo è un discorso un pochettino generale, di scrivere se appunto volete fare dei piccoli regalini come in questo caso che sono a sorpresa, scrivere almeno sull'etichetta il codice, il nome del prodotto, in modo che chi è interessato o ad acquistare quel prodotto oppure a leggere tutte le caratteristiche del prodotto può tranquillamente farlo. Questo sto discorso perché lo sto facendo, perché nel caso non tanto di questi, perché sono acrilico, quindi posso tranquillamente indossarli anche io in prima persona, ma tipo questi qui che sono in metallo, io sinceramente se non mi metto il codice prodotto non so che articolo è, non posso ricercarlo sul sito e quindi non posso vedere che caratteristiche ha questo prodotto, se posso utilizzarlo, se non posso utilizzarlo, io che sono un soggetto estremamente allergico, tra poco sono allergica anche all'aria che respiro, quindi questo sarebbe un consiglio che io voglio dare appunto alle aziende. Mettete appunto sull'etichetta non solo cado surprise, ma anche, che ne so, il codice dell'articolo, in modo che chiunque può ricercare quel prodotto per o ricomprarlo perché magari si è trovata bene, oppure per vedere tutte le caratteristiche del prodotto. Niente, questo è un piccolo consiglio che volevo dare e spero che sia gradito. Io ovviamente do il consiglio, ma magari non è gradito. Niente, è un vous parler. Vi rimostro velocemente le cosine acquistate, sono pochine, ma poi ho fatto anche un altro ordine che vi mostrerò nel prossimo video. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Qui intanto ci sono glitter ovunque, anche sulle mani. Ciao, ciao a tutte!